Tenetevi forte perché le news sono tantissime e riusciranno a cambiare completamente gli scenari. Tra qualche settimana, Francisca scoprirà che ad abusare di Maria è stato il marito Fernando, già in lite con la donna per alcuni disastri finanziari che la stanno portando alla rovina. Proprio per questo la Montenegro ha pensato bene di sposare Leon e di dare un piccolo aiutino alla sua malattia, in modo da appropriarsi del denaro e risolvere la crisi economica nella quale è sprofondata. Di fronte alla verità sul crimine di Fernando, Francisca non avrà alcuna pietà. Ordinerà infatti di torturare l'uomo a morte, anche se il suo piano non andrà completamente in porto. Il povero Leon, invece, morirà tra atroci sofferenze. Alla casona si recherà Gonzalo, che pregherà Francisca di liberare Maria dal carcere. La ragazza è dietro alle sbarre a causa della denuncia di adulterio fatta da Fernando, convinto che il figlio che porta in grembo sia in realtà di Gonzalo. I due avranno una lite accesa e la Montenegro confesserà di non avere mai nutrito simpatia per Pepa Balmes. Avrebbe infatti preferito che Tristan sposasse la dottoressa Gregoria. Si arriverà quindi a parlare della morte della povera Pepa, che si è spenta dopo aver dato alla luce Aurora. Francisca confesserà di averle somministrato delle gocce per indurla all'aborto, ma di non avere avuto l'intenzione di ucciderla. Gonzalo che cosa farà? Denuncerà la Montenegro e svelerà il suo terribile segreto?